Allora, secondo giorno di lavoro, io ho 10 minuti e un quarto d'ora per fare colazione. Prepararmi e cosine. Allora, facciamo subito un bel tè. Vieni qua, scaldiamo. Questo è super yogurt, insomma, avete capito un po' la prassi. Sono particolarmente stanco, anche perché ieri sera alla fine ho finito a mezzanotte e 20 di, insomma, editare il video. E poi ho ricevuto una chiamata e sono stato al telefono una quarantina di minuti. Quindi, volente dolente, ho dormito 6 ore, che non è il massimo, ecco. Allora, ma non ci facciamo scoraggiare. E si va avanti, signore, si va avanti. Allora. Bello che io appena svegliato mi lavo i denti. Poi faccio colazione, me li sporco. E poi me li devo rilavare. Ci credete che devo ancora buttare l'immondizia? Ormai si sta accumulando lo schifo lì. Oggi devo assolutamente un po' sistemare il tavolo, qua le cose. Però ieri ho avuto zero tempo. Sono stato in casa pochissimo. Pochissimo di tempo libero, ecco, chiamiamolo così. Ok. Ciao. Allora, in questi giorni ho un po' di cosine da fare. Vabbè, oltre oggi al lavoro, però oggi è venerdì e si festeggia. E domani devo andare a fare delle foto in centro appunto i mercatini, appunto per i mercatini lì, Piazza dei Sapori che ci sono a Verona. Poi successivamente stasera e domani devo aiutare anche la Nasti nel video musicale, perché deve finire le riprese. Lei sta lì tutto il giorno, io tutto il giorno non posso assolutamente. Anzi. E poi la sera sono impegnato e il giorno dopo ho un matrimonio, quindi vi porterò con me nel matrimonio, che un mio compagno delle superiori, nonché dell'università, si sposa e ha invitato un po' tutti noi dell'università, non so, delle superiori, se ci sia qualcuno, non penso. Ah, devo anche fare il pieno. Oh, ragazzi, dietro di me c'è una nuvola nera, cioè Mordor, l'occhio di Sauron spunta tra le montagne. Madonna. Non mi sono neanche pettinato i capelli. Boss doccia. Io sono partito alle 8:09. Voglio vedere a che ora arrivo in ufficio. Indicativamente spero per le 32. Dovrei essere là tra le mezza e le 9. Io voglio arrivare il prima possibile, così me ne vado via il prima possibile. Però non voglio arrivare troppo presto, perché se arrivo alle 25 ho 5 minuti che butto. Mamma mia, che scorretto che è Lorenzo che taglia la strada. Signori, ho un obiettivo. Questo signore qua non mi dà molta sicurezza. Secondo il navigatore arrivo alle 29, quindi 20 minuti spaccati. Tanta, tanta roba. Quando lavoravo nell'altra azienda ci mettevo, e se andava bene, 20 minuti, 25, se andava bene, ma non andava mai bene, nella media
40, 45, 50 e qualcosa il massimo che ho fatto, cioè incredibile. Qualità di vita, alla fine è mezz'ora andata, mezz'ora ritorno, un'ora che risparmi ogni giorno cambiando lavoro, cioè pazzesco. Se penso che mio papà tipo ha lavorato per 20 anni in un posto che era a 1 minuto, a 2 minuti a piedi da casa, 1 minuto a 200 metri, cioè pazzesco. E guardate come non c'è nessuno. Assolutamente nessuno, fantastico. Ok ragazzi, sono arrivato. Adesso sono le 8:29, quindi 20 minuti spaccati e vado a timbrare il cartellino. E buona giornata. Io, avete presente che vi ho detto che avevo perso il filtro ND? Ecco, entrando in macchina. No, aspetta, entrando in macchina. Cioè, vi rendete conto, essendo magnetico, io non so come cazzo abbia fatto, ma si era attaccato qua. E quindi ora è risolto. Pazzesco. Oh, che felice che sono, mi si è già rallegrata la giornata. Che perché lo volevo e non volevo ricomprarlo, chiaramente. E un pochino di traffico, sono andato anche a fare il pieno. Beccato un po' di traffico, non il massimo, tra 5 minuti dovrei essere a casa. E oggi dovrebbe essere la giornata della palestra. Devo capire se voglio andarci prima o dopo cena. Penso che ci vado tra poco, così poi a cena sono tranquillo e tra l'altro già viene a salutarmi anche mia mamma sto weekend, quindi la vedo, sto un pochino con lei, che se no non ci si vede mai. Stasera penso di mangiarmi tipo delle cotolette, così molto agilmente, e vediamo. Poi tipo con i miei colleghi appunto ci sono due ristoranti, uno più bellino come vi dicevo ieri e uno più un bar. Quello bellino praticamente facciamo cioè i miei colleghi hanno la tradizione ogni mercoledì di andare lì a prendersi la pizza a pranzo. Io penso che ci vorrei andare più volte, cioè costa un po' di più ma se è più buono, cioè anche se spendo 50 centesimi, 1 euro in più al giorno, che poi no è meno, 40 centesimi in più al giorno, cioè voglia, lo faccio molto volentieri per mangiare bene. Oggi mi sono mangiato bigoli a pranzo, bigoli alla matriciana, che con la matriciana secondo me non è il sugo giusto ai bigoli, cioè i bigoli vengono valorizzati con il ragù, secondo me. L'unico modo per valorizzare i bigoli è col ragù, punto e chiuso. E sempre le verdurine, ho preso delle patate col prezzemolo e delle verdurine, un piselli tipo. Stasera penso di uscire. Magari andremo nel locale della settimana scorsa all'Alma a Verona. Prima di quello andrò in palestra e poi dopo quello magari non penso andremo al bingo, però farebbe molto ridere. Non so neanche che ci sia stasera, devo sentire un po' il gruppo e organizzare. Questo ora sparirà. Sempre tipo la vaporetta, che il suo sporco lavoro lo fanno. Avete idea prima com'era com'era sta roba? Ferro testivo verticale è proprio comodo. E tutto questo per pigrizia, per non dover imparare a stirare. Niente, raga, è più forte di me. Alla fine sto andando in palestra ora. Venerdì sera sono già le 9, però ho voglia di fare un po' di sport. Ok ragazzi, adesso facciamo seratina all'Accademia Zona Uni e becchiamo i miei amici. Eccoci qua, signori. Buonasera, buonasera, buonasera. Che bella, è bellissima, mi piace un sacco. Lui è Samuele Poi li proponiamo Sulecco. al campus come gadget al campus. Bodybuilder natural. Io ho ancora due capelli. Vegano, celiaco, intollerante al glutine. E anche. Io. Ma sai che li fa proprio bene, anche al buio, si vedono bene, figa. Magico! Bello, figata! No, ma di cosa che così va nel vlog? Ah, che vlog? Ma su cos'è il vlog? Sono a prendere aperto. Bella! No, perché è fissata No, sempre. no, no! No! Basta! È fissata su. È tutto scopo. Antonio, gira così si va al campus! Gio, prendi! Ah, è mio figlio!
mi hanno dato sto coso, ma non so più come fare a ridarglielo. Stanno facendo tutti i cincin, ma non so come si giri la fotocamera. Mi passo alla Giorgia. E raccontaci un po' come fai a permetterti questa vita? Mi sveglio e l'unica cosa a cui penso è dare il massimo. E niente, perché so che se solo se dai il massimo non vuoi guardarti indietro. Non rilascio dichiarazioni. Cristina, buono, cos'è il campanilemo? Il campanilemo, buonissimo. Viva papparabò! Ok, questo che sembrava bene. Ma volevo farlo anch'io. Non lo so, devo dire. Ti stai divertendo? Ma la serata. Stai bevendo? No. Male. Finita mezz'ora. Ma ci sono delle belle perle comunque in questo video. Ma perché inventa? Spegni. Ma tipo mio amico ha fatto un progetto di questo. Cioè che è tipo stupidata 5 secondi al giorno per 365 giorni. Cosa ci cucini? No, allora io mi rendo conto che forse è diventato un pochino un programma di cucina. Però voglio evitare. Noi ragazzi andiamo a fare un video in città, ai mercatini. Ma i mercatini intendi tipo quelli del cibo? Anche a scuola. Sì, beh, l'abbiamo notato. Ma cosa faccio di sbagliato? E mi ha chiesto di andare a fare delle foto, quindi sono lì. Quindi a sto punto se mi ha chiesto di fare un video. Ma mi paghi perché non faccio questo? E c'è? Sto aspettando che passi qualcuno che ti giri per guardarla. Volevo iniziare quest'anno di quello della DJI l'uovo, la Mappa 2. Sono calunnie. Almeno tre funzioni. Iscrivetevi al canale, commentate e comprate la maglietta di Gadget. Codice sconto.